Chiedimi se sono felice, Elisabetta. Io adoro follemente la lasagna. La lasagna verde ancora di più, perché è proprio quella emiliana che mi ricorda un po' la nonna, sì. Anche a me. Te la faceva anche a te tua nonna? Mia mamma, sì. Buona, ci vuole un bel po', eh. Ci vogliamo dividere i compiti? Tipo tu fai la sfoglia verde, io faccio il ragù. Ti ringrazio tanto, se mi aiuti, il tuo aiuto è preziosissimo. Allora, in questo caso facciamo la sfoglia verde con gli spinaci. E io utilizzerò giusto un etto di farina, anche se l'uovo è un po' grande, anche se lo spinaccio è un po' umido, perché per questa preparazione il fatto che l'impasto sia abbastanza morbido mi aiuta nello stenderlo. E perfetto. Non essendo un raviolo che comunque ha bisogno di una sfoglia sottile ma comunque asciutta, in questo caso la farò proprio così. Ok. Classico, un etto di farina per ogni uovo. Io prendo anche il tagliere così. Perfetto. Mentre tu impasti. Allora vedi, intanto io prima di mettere gli spinaci sbatto l'uovo, certo. Molto bene, cercando di non uscire dalla mia fontana. Sì. E poi di solito mettiamo sempre un pizzichino di sale, sì. In questo caso non lo metto perché l'ho messo nello spinaccio. Lo spinaccio l'ho pulito, lavato, e la foglia l'ho saltata un minuto in padella con un filino d'olio, gli ho messo una puntina di sale. Ok. Posso aggiungere gli spinaci. Bene. Chiara, se hai bisogno. Guarda, allora il fondo del nostro ragù legato a questo piatto, la lasagna verde, ha il fondo di olio di oliva e un pezzettino di burro. Di solito io faccio prima scaldare un po' la cipolla da sola e dopo un minutino o due aggiungo il sedano e la carota. Ah, ok, non aggiungi tutto insieme? Non Perfetto. Lo aggiungo subito tutto. Ti ricordi quando hai imparato a fare la lasagna? Insomma, la lasagna è un procedimento bello lungo, eh? Guarda, sarò stata più o meno ragazzina, 13-14 anni, però, sì sì. Ma hai un ricordo particolare, non so, il Natale, la preparazione tutte insieme, le domeniche? Allora, legato alla sfoglia, il mio ricordo più bello, che poi lo facciamo anche adesso, per le feste di Natale, ritrovarci a fare i cappelletti ferraresi. Caspita, che bello! Ecco, la sfoglia è pronta, possiamo farla riposare un pochino. Basta anche il sedano, che dici? Perfetto, okay. Va benissimo. Allora inizio ad aggiungere sedano e carota. Sì. C'è un profumino qui di cipolla con il burro. Devo dire che il burro nel soffritto... Effettivamente, un po' di fa la sua. Aggiunto. Sì, eh. Allora, Elisabetta, io aggiungo sì? il macinato. Bella questa polpa. Che meraviglia, guarda sì, lì, stupenda. Bella fresca. Ti faccio rosolare la sì? carne, aggiungo un po' di latte e poi Perfetto. Il pomodoro. Ti aggiungo il pomodoro, così lasciamo andare il ragù da solo. Eccomi Chiara con la sfoglia pronta. Oh, wow. E il famoso mattarello per la sfoglia. Che bello questo mattarello, questo è serio, eh? Cioè, sì. Questo è di chi fa la sfoglia veramente sempre a casa. È un regalo? Sì, è il regalo che mi ha fatto la mamma quando mi sono sposata. Che bello! Ah, dai, ma è tradizione? Sì, perché il mattarello poi della nonna, così poi viene tramandato agli altri della famiglia. Che lasagne che verranno. Ma infatti, siamo Senti, già pronti. A proposito sì. di lasagne, chi sì. c'è a cena? Allora, a cena ho invitato Mirko, il mio carissimo cugino, e Enrico, un altro, insomma, mio carissimo amico a cui tengo molto. Sono sì. golosi? Sono golosi, condivido con loro la passione per la cucina, ma nell'andarla a degustare nei vari ristoranti, che insomma, bello. Carini e gourmet. Senti, questa sfoglia è bellissima. Ecco, non la facciamo sottilissima. Posso dire, a me la sfoglia piace anche se non è sottile sottile. Sì? Ah, ok. Sì, sì. Comunque, guarda, adesso... Vai. Serve tanta farina proprio perché è morbida, però Infatti. In questo modo la tiri benissimo senza fatica.
Con ragù sto cuocendo benissimo, l'ho perfetto, messo al minimo. Che meraviglia. Con il coperchio. L'acqua bolle sì, già, quindi è perfetta. Perfetto, siamo quasi pronti, fantastico. Guarda. Io inizio a fare la besciamella, che dici? Certo. Fare correttamente il roux è fondamentale per ottenere una besciamella a regola d'arte. Come si fa? Segnatevi questo. Per prima cosa si fa sciogliere il burro a fuoco moderato, poi si unisce la farina tutta insieme. Infine si mescola vigorosamente per un minuto affinché si formi una pastella priva di grumi. A questo punto il roux è pronto e si possono aggiungere il latte e la noce moscata. Aggiungo un pizzico di sale sì, e spengo la besciamella perché è pronta. Perfetto, vedi? Siamo pronti anche con la sfoglia. Sì, vedi come siamo coordinate? Siamo coordinatissime. Ma la lasagna è una cosa importante. Sì, la lasagna è vero, è da fare in tanti, da dividersi i ruoli. Che carina questa rotella doppia. Non ti ho chiesto a quanti strati la facciamo. La facciamo a 5 strati. Però, insomma, una lasagna seria. Sì, allora guarda, 1, 2 e 3. Io ne cuocio 3 alla volta, un paio di minuti. Oh, il momento più bello, in realtà il momento più bello è quando si mangia la lasagna. Infatti, però è bello anche assemblarla. Senti il profumo. Allora, io di base metto sempre un velo di besciamella, tu come la fai? Io ne metto un pochino di ragù, okay, e un pochino del suo sughetto. Quindi stiamo giusto sì, per non farla attaccare. Sì, certo. Così? Sì, perfetto, okay. Vado un po' anche sui bordi. Sì, sì. Vai, fammi vai, vedere. Allora, la partiamo sfoglia, con la sfoglia. Io ne metto sempre 2, un po' bella, si sovrappongono e poi tutte queste pieghette fanno in modo che il ragù poi si infili. Tu fai ragù, besciamella, parmigiano? Sì, sì. Perché ognuno ha le sue tecniche, no? Sì. Quindi ragù, va bene? Perfetto. Besciamella. Come se piovesse? Brava. Ok. Perfetto, vai. Vado. Adesso direi che possiamo fare anche così. Ah, cambi l'ordine. Sì, ah, magari una la facciamo così sì, e poi l'altra nello stesso modo come prima. Vedi, questo mi è nuovo. Così si intrufola meglio tutto sì, il condimento. Sì, perché è quello il segreto. Sono già senti felice il profumo per questa cena che sta per arrivare. Vai tu con l'ultimo strato. Vado. Di besciamella, bello abbondante, che cola anche lateralmente. Che gioia però. A me poi piace anche vegetariana, mi piace sì, anche me, la lasagna. Io amo le verdure anche. Anche con la zucca? Sì. Perfetto. Ok, adesso questa va in forno a quanto sì, per quanto tempo? 45 minuti a 160 gradi. Perfetto, vai in forno. La lasagna verde ferrarese è una lavorazione complessa, ma che viene ampiamente ricompensata dal risultato. Ricapitolando, per la sfoglia verde, impastare 100 g di farina con un uovo, poi unire gli spinaci precedentemente lessati. Impastare e lasciare riposare, poi stendere la sfoglia, tagliarla a rettangoli e cuocerla in acqua bollente salata. Per il ragù, scaldare un fondo di burro e olio, unire il trito di cipolla prima, di sedano e carota poi. Aggiungere il macinato di manzo, il latte e infine la passata di pomodoro. Per la besciamella, in una padella unire burro e farina, latte e infine la noce moscata. Salare e far sobbollire a fuoco dolce. Infine comporre la lasagna in una teglia a strati. Cuocere in forno per 45 minuti a 160 gradi.